sta salendo! Aiuto! Guarda l'albero di Natale di Granny! Ma è Granny? No. Forse lo possiamo... Benvenuti in Sanità Stories! Questa volta siamo di notte. Gameplay. E indovinate un po' chi è tornata. Granny! Avete scritto voi nei commenti che è uscito il nuovo gioco di Granny. Granny 3. I personaggi sono un po' particolari, ma questo lo vedremo subito. Comunque oggi andremo a giocare al nuovo gioco di Granny. E in più andremo a giocare a Granny versione natalizia. Granny Natale! Uscita Granny 1 e Granny 2 versione Natale. Come sempre lasciate un bel mi piace se volete vedere altri gameplay. Oppure consigliateci voi i giochi che volete che proviamo giù nei commenti. Mettetevi comodi, prendete i popcorn e iniziamo subito. Ok, per iniziare abbiamo una lettera. C'è scritto: ciao, considerando il tuo livello di crimine, il governo ha deciso, consultandosi col giudice, avrai una possibilità di ripagare tutto quello che hai rubato durante i tuoi anni da ladro e potrai evitare la prigione. Siamo dei ladri, quindi. Se accetti questa offerta, la tua missione sarà di aiutarci. Dovrai rubare nuovamente, quindi riprendere alcuni oggetti di valore dai fratelli gemelli Bob e Buck. Loro si stanno nascondendo in una vecchia prigione abbandonata e sono molto pericolosi. Accetti questa missione? Quindi noi eravamo dei ladri, ma il governo ci ha detto: non ti facciamo andare in prigione, però ci devi aiutare a riprendere degli oggetti da questi gemelli molto cattivi e pericolosi. Va bene, accettiamo e vediamo che succede. Il nostro mestiere. Quindi il gioco si chiama The Twins ed è appunto dai creatori di Granny e dovrebbe essere o i figli gemelli di Granny o i fratelli gemelli di Granny. La tua missione è: riporta questi tre oggetti di valore. Scappa dalla casa attraverso la porta d'uscita. Quindi dobbiamo trovare un diamante, la Gioconda. Facilissimo, no? Granny c'è la Gioconda. Come hanno fatto a rubare la Gioconda? E poi una moneta. Ok, proviamo. Consigli: Bob e Buck sentono tutto, quindi come Granny. Bisogna andare molto piano. Sì, non c'è fare scritto rumore. Di provare a fare sì. Inizio. Ricordati di fare piano perché potresti farti male. Quando la tua barra della vita è finita, vuol dire che hai perso. Sì. Se stai giocando con una tastiera, assicurati che il joystick... vabbè, sì, ma sì. Noi stiamo giocando con il cellulare. Vediamo come sono questi gemelli. Faranno paura come Granny. Se questo video raggiunge i 20.000 mi piace, faremo anche The Twins, i gemelli nella vita reale. Quindi lasciate un bel mi piace. Questa dovrebbe essere la prigione abbandonata. C'è scritto che ho bisogno della... piede di porco. Per aprire. Eccolo, eccolo qui. State bene attenti se vedete gli oggetti. Oh, brava! Aia! Dove sono caduta? Questa è la prigione. Mi raccomando, facciamo piano se non arrivano. Ah, eri sul lampadario? Ho perso un po' di vita. Ok, cerchiamo questi oggetti. Hai fatto rumore. Oh no, ma... Ti ha fatto dato la scarica elettrica, tipo? Questo era uno dei gemelli! Okay. Che brutto! Cosa aveva in mano? Qualcosa è tipo una torcia con la scossa elettrica. Ci ha chiuso dentro una gabbia! E adesso oh no, ma allora è più difficile di Granny in cui ti risvegli! Facciamo uscire da questa gabbia adesso! Che cos'è quello? Oh, un campanello! Come facciamo a scappare da questa prigione adesso? Gli devo rubare le chiavi, ok. Gli ho preso Bravo! Le chiavi. Aspetta che se ne vada, aspetta. Eh sì. Siamo usciti, stai attento. Questa prigione è molto inquietante. No? Mi ricordo un po' Slendrina. Sì, stavo per dire lo stesso. Ok, siamo riusciti a scappare da quella prigione. Dobbiamo trovare quei tre oggetti adesso. Okay. Anche perché loro sono due, non uno. Quindi è ancora più difficile, un po' come in Granny 2. C'è qualcosa qui, vediamo. Disinfettante. Ma ok, prendilo, magari ci può servire. Un passaggio segreto. Ho paura. Che bravo, hai già trovato un passaggio segreto. Che cos'è? Una parte di un revolver. Che una pistola. Qua c'è qualcos'altro. Questo magari può essere un nascondiglio. Sì. Che paura, mi sono bloccato. Aiuto. Ci sta in tempo. Lì. Faccio attento.
Ma sì, dai che non ci vede. Dove li troveremo questi oggetti? Ma c'è qualcosa? Vediamo. No, non c'è. Ancora non abbiamo trovato neanche un oggetto. Uffa. Cos'è questo rumore? Che succede? Perché c'è questo rumore? Cioè, questa musica inquietante. Girati. Ma non c'è niente qui, è tutto buio. Lì c'è la... allora, no, forse lo possiamo... Ci è apparsa all'improvviso. Questo era l'altro gemello, hai visto? Era diverso. Sì. Bene, ci siamo nuovamente risvegliati. Allora, proviamo. Nella prigione. Quindi ci ha tolto sia le chiavi che il pezzo di pistola. Ci ha lasciato solo il disinfettante. Maledizione. Ma che bruttone. In effetti si somiglia a Granny. Sono sicuramente parenti. C'è una chiave là sotto. Dove? Visto, guarda. Non l'avevo vista. Chiave rossa. Che cosa aprirà? Forse apre questa porta? No. È uno di loro. Fa paura. Vediamo qui che cosa abbiamo. C'era qualcosa che si illuminava. Una chiave blu anche. Laggiù c'è una cosa che si illumina, guarda. Questo. Che cos'è? Ah, le munizioni della pistola. Che cos'è questa cosa? Guarda, attento. C'è un laser. Non possiamo passare qua. Forse possiamo provare a però, saltare, ma è pericoloso. Se ci abbassiamo... No, forse lo dobbiamo disattivare. Vediamo da questa parte che non siamo andati. Oddio, pensavo fosse Granny. Invece è una statua, tipo. Scappa, 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 scappa. Aiuto. Non si poteva aprire la porta. C'era un mucchetto rosso. Ah, sì, allora... La... E io adesso come faccio? Dov'è? Mi stai zappando. Scappa. No, c'è l'altro qua sotto. È impossibile scappare da due. Non l'avevo visto. Pensavo fosse solo uno. Invece erano tutti e due contemporaneamente. Quindi ci hanno chiuso da un'altra parte adesso. Quindi è cambiato. Come Ice Cream. Vi ricordate quando quando ci prendeva, poi ci rinchiudeva dentro quella torta di cantina. Esatto. E ogni volta bisognava scappare in un modo diverso. Vital è già riuscito a scappare un po'. Aiuto, scappa. Oh, dimmi che non c'è anche l'altro qui. Andiamo al piano di sopra, va. Piano di sopra. Quando cambia la musica sai che sta per succedere qualcosa. L'abbiamo seminato. Qua si può andare su. Vediamo che cosa c'è su. Vediamo cosa c'è su. No, vediamo cosa c'è su. Ok, allora andiamo. Questa è dove eravamo all'inizio, l'entrata. Prova a salire. Ok, prendiamo la chiave. Ma mi sta seguendo? Sì! Mi sta seguendo! Aiuto! Non me ne ero accorto. Dove vado? Di qua, vado di qua, vado di qua. Lo so, da qualsiasi parte, basta che... Via! Segui, eccolo! C'è lui dietro di te! Dietro di te! Come? Sei sicura? Dietro di te, sì! No, aiuto! Scappa! No! Mi ha preso! Quindi, da quello che ho capito, non finisce il gioco con i giorni, no, ma con la barra della vita che vedete là sopra. Quindi abbiamo, diciamo, metà vita adesso. In più c'è il temporale, non so se riuscite a sentirlo voi. C'è un temporale fortissimo fuori con i lampi, i tuoni, quindi è ancora più paura. Però noi adoriamo le cose paurose, ormai lo sapete. Allora, io qua avevo visto un altro passaggio segreto, eccolo qui. Che c'è là sopra? Ma... Che cos'è? Beh, che cos'è? La fogna! È la cantina allagata oppure la fogna? Ah, vedo qualcosa qui. Ah, ma questa era la prigione che avevamo ma prima. No! Scappo! Sto scappando! Oh, dove vado? No! Non mi prendere! No, mi ha preso! No. Dove ci siamo svegliati questa dinamite volta? Bene, questo ci sarà utile. Ma possiamo utilizzarla anche subito. Kaboom, dice. No, usala quando ci sono loro, così gliela puoi tirare addosso come scheritice. Attento. Mi avranno questa sentito. È l'entrata. Sì, mi hanno sentito. Ma è complicatissimo, non capisco. Stiamo per morire completamente. E in più ho perso pure la dinamite. Mannaggia. Non riesco a prenderla. Oh, è ancora lì, evviva. Forse se cammino piano piano così, forse non mi faccio male. Aia, mi sono fatto male. Che è successo? Hai fatto cadere il quadro, ora staranno arrivando, sta arrivando. Prendilo. Ma adesso gliela tiro, È dietro di te. È dietro di me. Ma non è esplosa? Oh. Mi sono salvato! No, mi sono ammazzato pure io!
calata la nostra vita. Kaboom! Mega fail. Abbiamo bisogno dei vostri consigli. Dovevi lanciarla più lontano. Vero. Oh, magari scappare prima. Prova ad andare in quell'altro passaggio segreto che c'è qua alla fine. Quindi, qua devi saltare però, attento. Ah, devo saltare, ecco perché sono caduto prima. Yeah! Ha funzionato. Vediamo cosa c'è in questo passaggio. Ok. Ok. Dove siamo finiti? C'è qualcosa qui. Oh. Eh? Cosa ho fatto? Che cosa è successo? Ma dove siamo? È una specie di ruota. Era una specie di meccanismo. Ovviamente facendo rumore loro sono arrivati subito. E siamo morti. Uffa, abbiamo perso. Vediamo che succede. Ma ci vorranno fare arrosto? Game over. Bene, questo era Granny 3. Molto difficile secondo me. Ma passiamo ora all'edizione natalizia di Granny 2. A voi è piaciuto il nuovo gioco di Granny, Granny 3, The Twins? Scriveteci nei commenti che voto gli date da 1 a 10. Se volete che facciamo un secondo gameplay del gioco, andate a vedere il canale di Vitale, perché anche nel suo canale facciamo i gameplay. Ma ora passiamo a Granny capitolo 2 versione natalizia. Vedete, c'è già una decorazione lì natalizia. Vediamo cosa è cambiato. Quindi ci sono tutti. Giorno 1, sì, Granny 2 ci sono sia Granny sia Grandpa. Qua ci svegliamo nella solita stanza. Un pochettino diverso questa volta, è più brutta. Ah, nel sotterraneo ci hanno messo questa volta. Quante porte. Avete sentito? Ha detto I see you. C'è la camera, ecco perché ci vede. Ci stanno sorvegliando dalle camere. Stanno sentendo la musica. Attento. Guardiamo un po'. Ah, che brutto quel palo. Ok, qui non c'è niente. Che paura. Ah, è lì, lo vedete? C'è il cappello. Per il cappello di Natale. Non ci ha visto. Anche Granny sente lo spirito del Natale. Chissà se sarà più buona visto che è Natale. Speriamo. E anche l'albero. Qua c'è qualcosa che fa paura, sì. Però c'è bisogno di una chiave. Una cassetta di sicurezza. Manuale per l'elicottero. Che bello. L'elicottero. Sì, sì. Tu lo sai guidare l'elicottero? No, e tu? Neanche io, però. E dai. Allora leggi il manuale. Guarda l'albero di Natale di Granny. Ma è Granny lì. Guardate il quadro di Granny. Che paura. Slendrina. Beh, devo dire che ha buon gusto nelle decorazioni. Insomma. Ok, saliamo fino le scale. Non abbiamo visto Grandpa. Non so se lui si è vestito da Babbo Natale. Tipo. Perché questa porta è chiusa. Speriamo non arrivi lei qui adesso. La televisione. Hai sentito? Era Grandpa. Che cos'è questa cosa? Ah, un pezzo del quadro. Mamma mia, quel lavandino, che brutto. Cos'è questa stanza? Ma c'è qualcuno chiuso lì? Dove? C'è qualcuno chiuso nella cassa. Ma ho preso un polipo, che cos'è? No! Sì, sei andato tipo in una pozzanghera e c'era un polpo dentro. un occhio, non lo so. Però c'abbiamo ancora il manuale dell'elicottero. Forse era il figlio di Granny. Andiamo da questa parte. Ci sono le camere di sicurezza. Infatti noi siamo scappati subito di qua. Eccolo! Tutti e due! Tutte Paura, scappiamo. Allora, sopra qui non si poteva andare, vero? No, dobbiamo scappare di qua, allora. Scappiamo di qua, via. No, di qua non si può. Speriamo che non ci stanno arrivando. Allora, noi andiamo da questa parte, visto che di là c'hanno. Che c'è qua sotto? Cos'è questo? Uno scantinato? Cos'è questa cosa? Cosa? Una pistola. Avete sentito? Come si usa? Where are you? Le munizioni. Bravo, hai preso dei proiettili. Cos'è questo? Ho paura della cosa che c'è lì nella gabbia. Guarda! Ma il cappello da Babbo Natale, tipo una cosa storpia. Boh. Io provo a spararlo da qui. È un ragno. Ecco Granny. Guarda, hai visto? Il polpo ha cercato di prendere anche Granny, ma non c'è riuscito. Aspetta, non sparare adesso. È troppo lontano. Penso che non posso più. Non posso più sparare.
Li hai sprecati! Oh, aiuto! Adesso dobbiamo scappare qua sotto! Quindi era solo un colpo, adesso cosa faccio? Peggio per te che li hai sprecati! Ma non sapevo come funzionava! Aiuto! No! Ma mi aspettava proprio lì! Intanto qua sotto non potrà mica scendere! È scesa! Meno male, si vedono solo i piedi nel vestito! Che puzza! Mi sa che siamo bloccati qui per un po' adesso. Dobbiamo aspettare che vada via. Ok, sta andando via. Hai visto che belle scarpette strani con i tacchi? Ah, la pistola che gli ho tirato prima. Eccola. Lei è andata là dentro? Nella gabbia. Che sta facendo lì nella gabbia? Vabbè, giocando con quel mostro. Ha messo la trappola lì a tetto. Ok. Via, riuscito a scappare. Verso l'albero di Natale. Proviamo a salire su, che cosa c'è? C'è Granta. Wow, la cucina. Non se ne è neanche accorto. Cos'è questa cosa? Perché ci sono le camere di sicurezza ovunque. Ma se loro sono ciechi, no? C'è qualcosa in mano il nonno. Cos'è questo? Sarà un pezzo della foto. No, tiraglielo. No, me l'ho tirato, ma non gli ha fatto niente. No. Giorno 3, secondo voi ce la faremo? Secondo me no. Non lo so. Siamo tornati al piano di sopra. Cos'è questo? Una radio. Questo perché hai voluto mettere la musica? Una radio. Giorno 4, penultimo giorno. Allora proviamo a vedere che cosa c'è qui. C'è il nonno qui, c'è il nonno, scappa. Ma mi ricordo che bisognava prendere la chiave del nonno, ti ricordi? Sì. Abbiamo giocato un sacco di tempo fa a Granny 2, quindi non mi ricordo più niente. Però mi ricordo che bisognava prendere la chiave. Lei è lì, eh? Questo che cos'è? Via! Oh no! Oh no, sono rimasto intrappolato adesso! Cos'è questo? Il pezzo della foto. Non l'ho accesa. La radio è ancora accesa. Non sono stato io. Hai fatto rumore, scappa. Allora, qua che cosa c'era? Non mi ricordo. Ah no, qui è quello dove c'era il polpo. C'è il mostro. No, nuovamente. Dovevi saltare. Non si può saltare. Ultimo giorno. Vediamo un po'. No, c'è già trovato. Ma come? Uffa. Poi camminiamo tutti storti. Buttagli l'albero di Natale addosso. Non si può. Come no? Ah no, qua era chiuso. Scappa. No! Oh, eccoli tutti e due vestiti da Babbo Natale. Ci hanno chiuso in quella macchina della tortura. No, game over. Lasciate un bel mi piace se volete vedere altri gameplay, se volete vedere altri giochi consigliateceli pure nei commenti. E ora vi lasciamo qua quattro caselline su cui cliccare per vedere i nostri altri video. Cliccate su quella che preferite. Buona visione. Ciao.